casa. Come stai? Chiudo i miei occhi, sai. Oh, Dio santo. Eccomi qui. Entra, entra. Presto, siediti. Grazie. Che ci fai qui, da queste parti? Scusa, avevo saputo che vivevi in un paesino. Non mi ricordo il nome. No, è da un po' che sono tornata a Caracas. Ah, sì? Ma la nonna non lo sapeva. Com'è possibile? Ti aveva scritto laggiù e tu non hai risposto. A quel punto, poverina, non sapeva più dove eri finita. No, no, ero tornata qui. Ma nei primi tempi ho dovuto sistemarmi in un alberghetto. E prima di farmi viva volevo trovare casa. Ah, ma avresti potuto venire qua da noi. Guarda se bello questo appartamento, ce n'è di spazio. E non starmi a dire che non volevi disturbare, non era proprio il caso. No, non... E allora perché non sei venuta, scusa? No, a dire il vero, non volevo che si sapesse che ero tornata in città. Non volevi che lo sapessimo? Ma che cos'è questo mistero? O perché, scusa? Ecco, vedi, non so se riuscirò a spiegarmi, ma io... volevo, non so, cancellarmi. Cancellarti? Sì, volevo... volevo sparire di proposito. Non volevo interferire nel rapporto fra Leonele e suo figlio. O fra Leonele e Pedro Luis. Volevo cancellare la mia figura. Mi spieghi? Sì, che ti spieghi. Però peccato che la tua fotografia è sempre lì, in salotto. La mia fotografia? Sì! La nonna l'ha messa bene in vista, dove chiunque può vederla. Ogni giorno ti vedono tutti. Che ti credevi? Ma raccontami, forza, che stai facendo? Parlami della tua vita. Beh, sto lavorando come infermiera ausiliare in un ospedale. Infermiera? Sì. Tu? Certo. Era il lavoro che facevo da nubile, sai? È così che ho conosciuto Raffaele. Lui si fece visitare per la sua malattia, ti ricordi, no? E insomma, mi capitò di fargli un'iniezione. Ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti. Oh, che bello. Quindi si innamorarono, poi si sposarono. Già. Ehi, mica la sapevo la vostra storia, sai? Andò così. Va bene, ma raccontami come ti va. Intendo sentimentalmente, perché vedo che materialmente ti va molto bene. Ah, sapessi come sono contenta. Sono proprio felice, felice, felice. Ah, mio marito è proprio favoloso. Sono innamorata di lui come una pazza. Bene, mi fa piacere. Ah, senti, l'unico problema che ho con Manao è che è troppo ambizioso. Sì, mi fa impazzire. Vuole che mi metta a studiare, che mi prenda un diploma di scuola superiore. Ah, sì? Sì, è una sua fissazione. Non c'è niente da fare e io studio, mi impegno molto, leggo i libri, li rileggo. Tutto inutile, quelle cose non riescono ad entrarmi in testa, te lo giuro, Nieves. Però per evitare ogni possibile discussione con lui, ebbene, mi metto lì e studio, studio. E poi gli dico che ho studiato, no? Sai una cosa? Quando gli racconterò che sei venuta qui non mi crederà, no? Non mi crederà! No, Tibisai, per favore, non gli devi dire niente, non devi dirgli che sono stata qui. Ma perché, scusa? Perché vuoi continuare questo tuo romanzo del mistero? No, è che non voglio che lui sappia che ci siamo viste, perché... ecco, mi piacerebbe sapere... Sapere cosa, Nieves? Dimmi. Tibisai, tu sei l'unica che mi può informare. Per mezzo tuo, io posso sapere quello che succede in quella casa. Se Leonela ha un buon rapporto con Pedrito e se riesce a rendere felice Pedro Luis. Come va il matrimonio e se sono davvero felici. Tu sei l'unica che me lo può riferire, è vero? Allora me lo farai sapere. È importante per loro e per me.